Sydney, Government House, quarto piano, stanza ottagonale, 11 giugno 2203. L'elicottero di Bruce Raphael stava atterrando nel piccolo eliporto di fronte alla stanza ottagonale della diarchia grandoceanica, al quarto piano di Government House. Attraverso i cristalli blindati, lo sguardo d'aquila di George seguiva come un radar l'arrivo del velivolo. Bruce discese con un salto, prima ancora del completo atterraggio, e fatti due passi veloci si trattenne sulle spalle la giacca indossata a mo' di mantello che svolazzava per lo spostamento d'aria dovuto al movimento dell'elica. Al primo alzar d'occhi dell'aitante superpoliziotto di là del cristallo, George fece partire un'espressione del viso, appena sorridente, che Raphael ricambiò con un cenno della mano. Poi riprese posto al tavolo ovale accanto alla consorte, girando le spalle alle vetrate. Subito dopo la porta della stanza ottagonale si aprì, lasciando passare l'immagine della guardia svizzera, il rumore più chiaro di un motore d'elicottero in decelerazione e il futuro capo dell'intelligence della Federazione Grandoceanica, anticipato dal suo sorriso luminoso e dallo sguardo serio. I diarchi si aspettavano da Bruce Raphael risposte a quelle due domande strategiche. Mary Sweeney era al corrente di ciò che era stato deciso in Ginecchia contro Mania? Mary Sweeney era davvero innamorata di lui? Che rischiassero un po' con l'ombra sinistra dell'attacco ginecchiano. Tradirei la stima che abbiamo inteso di George, mentre Bruce si sedeva appoggiando la giacca allo schienale della poltrona accanto, se ti ripetessi il tema del nostro incontro. Nel codice di Eagle Watch ciò era molto più di un benvenuto. Raphael corrispose con un'occhiata, accompagnata da un cenno del capo protratto verso la sinistra a salutare Diane, seduta al fianco del marito. Bene, come sapete, conosco Mary Sweeney da... e iniziò il racconto di tutto ciò che era conseguito. L'incontro con Mary ha prodotto su di me effetti importantissimi, mi ha fatto capire la debolezza attuale dello stato delle donne di fronte alla definitiva perdita dei maschi. Il partito del rispetto organico, ancora lievemente maggioritario, non riuscirà mai a concepire Ginecchia senza maschi. La maggioranza di quelle femmine vuole l'umanità, la vuole a modo proprio, magari ancora matriarcale, e la pretende con tutte le sue forze. L'altra parte della donna, invece, che si riconosce nel partito del mondo nuovo, ha già cambiato rotta. Non si interessa assolutamente più ai maschi. La differenza sessuale è considerata soltanto un problema bellico. Se le lesbiche fossero al potere, Ginecchia taglierebbe ogni ponte con il sesso maschile. George guardò Diane e viceversa. Entrambi gli diarchi avevano letto tra le righe della risposta di Bruce e in quegli sguardi cercavano le risposte alle loro domande. Il loro delfino, destinato alla carica più importante di Umania dopo la loro, trasmetteva certezze tra cui non poteva mancare anche quella del sentimento amoroso di Mary nei suoi confronti. Soprassedettero, decidendo tacitamente che gli avrebbero dato